Mi ami tu? Questa è la domanda che risuona oggi nel nostro cuore. E che continuerà a risuonare nel nostro cuore, fino a quando rimarremo in comunione di cuore con Gesù. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Ecco il nostro Gesù, che parla al nostro cuore e ci rivolge questa domanda, che rimane scolpita nel cuore. Scolpita con il fuoco dello Spirito, affinché ognuno di noi sempre la possa ascoltare, da cuore a cuore. Ascoltare la voce dello Spirito che in ogni momento, ma soprattutto nei momenti di prove e di difficoltà, ci dice, mi ami tu? E nei momenti di gioia, mi ami tu? Ecco il nostro Gesù, ecco la voce nello Spirito del Cristo risorto, che viene oggi per incidere a fuoco nel cuore questa domanda, mi ami tu? Continuiamo a meditare il capitolo del Vangelo di Giovanni, dopo aver fatto così domenica scorsa e completando oggi la meditazione di questo brano così profondo, che abbiamo letto e continuiamo a leggere in chiave escatologica, ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni che ci proietta all'ultima fase dei tempi, ultimi tempi della storia di Dio. Ed è un nuovo inizio, Gesù si rivolge a Pietro non chiamandolo con il nome che egli che aveva dato, Pietro, appunto. Ma lo chiama con il suo nome Simone, Simone di Giovanni. Quindi è un nuovo inizio, una chiamata nella chiamata, che il risorto formula nuovamente a Pietro. Colui che rimarrà Pietro, ma passando per una nuova professione di fede che Gesù gli fa fare. Ecco quella triplice domanda, quel tre volte domandargli pubblicamente, mi ami tu? Così come per tre volte Pietro pubblicamente lo aveva rinnegato, ora tre volte Gesù gli chiede di pubblicamente rinnovare la sua professione di fede e Pietro lo fa, certo Signore io ti amo. Ed è particolare il fatto che nella prima domanda Gesù sottolinea, mi ami tu, più di costoro? E coloro che sono a fianco sono i fratelli, gli apostoli. Ecco che in questo momento Gesù ribadisce davanti a loro il primato di Pietro, più di costoro. Non è un voler diminuire l'amore degli altri, ma un voler mettere nuovamente in evidenza quel primato che già Gesù aveva conferito a Pietro in precedenza. Gesù non ritira la chiamata nel momento in cui ci si ristabilisce e si riprende il cammino, nonostante la caduta. La chiamata rimane. Purché vi sia la volontà viva di rialzarsi e vincere, ancor di più rispetto a prima. Poi vi è questo riferimento ai tempi, questa triplice domanda, questo chiedere tre volte, in chiave escatologica, questo ci porta a scandire il tempo. Noi sappiamo che per Dio un giorno sono come mille anni come un giorno, questo è nel Salmo ed è anche nella seconda lettera di Pietro. E questo quindi scandire il tempo per tre volte ci porta ai tre millenni, primo, secondo, terzo. Dove tutto si compie. Maria accorcia il tempo del Padre. Ecco la preghiera di colei che è madre che va incontro ai suoi figli e accorcia il tempo. Così come abbiamo sperimentato nei tre giorni della esurrezione, che in realtà sono tre giorni molto corti, che non corrispondono al tempo dell'uomo. Ecco che la preghiera della madre fa breccia nel cuore del padre e accorcia il tempo, all'alba tutto si compie, così come all'alba del terzo giorno Gesù risorge. Ecco che all'alba del terzo millennio tutto si compie. Gesù chiede e attende la risposta e la risposta non è mai scontata, perché Pietro rimanendo umile e questo va evidenziato. Ecco l'umiltà di Pietro che si contrappone alla superbia di chi invece ha tradito, Giuda e non ha avuto l'umiltà di abbassarsi, chinarsi, chiedere perdono e ripartire. Qui invece Pietro manifesta la sua umiltà, ma con umiltà risponde e la risposta è necessaria, ed è una risposta che è una proclamazione pubblica, così come abbiamo detto poc'anzi. E nella Chiesa e nella chiamata questo è importante. Così come sono importanti le proclamazioni pubbliche. Ecco perché questa Chiesa ha voluto pubblicamente proclamare, ad esempio il dogma della fede, che stabilisce che Maria è corredentrice. È importante pubblicamente proclamare il proprio amore e la propria appartenenza e anche ciò che è vero, distinguendo il vero dal falso. Ecco la risposta di Pietro,
Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo, tu sai tutto, arriva a dire Pietro, mettendo in evidenza l'onniscienza di Gesù, Gesù che tutto sa e tutto vede. Ecco il richiamo anche all'onniscienza, l'occhio del Padre, il Padre onnisciente, che tutto vede, la preveggenza del Padre e Gesù sapeva ciò che sarebbe accaduto. Ecco perché per tre volte pone quella domanda fino a quando Pietro addolorato nella terza volta, manifesta la sua risposta. Ecco il dolore di Pietro nella terza domanda, che fa prefigurare quello che sarebbe successo nel terzo tempo, nel terzo millennio.